Qual è l'auto che consuma meno? Forse ve lo sarete chiesto anche voi ed è per rispondere a questa curiosità, ma anche per fornirvi un utile indizio in vista del vostro prossimo acquisto, che sono andato a spulciarmi listini e schede tecniche per individuare i 7 modelli più virtuosi in base alla categoria. Metro di giudizio il consumo dichiarato WLTP, che è l'unico ottenuto in condizioni strettamente standard e fornisce risultati più confrontabili. La partita, come vedrete, si è giocata tra diesel mild hybrid e ibride a benzina. Non troverete in questa rassegna modelli plug-in hybrid, perché sulla carta forniscono sì i migliori risultati, ma i loro risultati sono un po' labili. Tutto dipende da quanto spesso riuscite a ricaricarli e quando finisce il contributo elettrico non sono certo tra i più virtuosi. Tra le auto che consumano meno nella categoria City Car coglie una facile vittoria la Toyota Yaris 1500 Hybrid nella versione da 116 cavalli, più virtuosa della nuova versione da 131 cavalli, che ottiene un consumo di 4,1 litri per 100 km, pari a 24,4 km al litro. Oltre ai consumi, la Yaris mette sul piatto una buona abitabilità per 4 passeggeri. Il quinto è consentito, ma non molto comodo. È un bagagliaio decoroso per un'auto lunga 3,94 m. La capienza minima è di 286 litri senza reclinare i sedili posteriori. Prezzi a partire da 24.100 euro prima di applicare eventuali promozioni o ecoincentivi. Se le motorizzazioni ibride sono sempre più competitive, i motori diesel tradizionali sono invece una solida certezza quando si tratta di tenere bassi i consumi. Non a caso tra i City SUV svetta la Citroën C3 Aircross con la motorizzazione Blue HDI 1500 da 110 cavalli. La piccola francese è capace di percorrere fino a 23,8 km con un litro di gasolio, con un consumo dichiarato nel ciclo WLTP di 4,2 litri per 100 km. Lunga 4,16 m, la Citroën C3 Aircross ha un abitacolo più spazioso di quello che ti aspetti, con sedili posteriori scorrevoli per modulare la capacità del bagagliaio da 410 a 520 litri, senza rinunciare ai posti a sedere. Reclinandoli si arriva a 1289 litri, con la possibilità di ripiegare anche il sedile del passeggero anteriore per far entrare colli lunghi fino a 2,40 m. Il listino della C3 Aircross Diesel parte da 24.650 euro. Tra le berline compatte a due volumi spicca la Leon. Sì, ma quale? Già, perché lo stesso nome lo troviamo sia nel listino Seat sia nel listino Cupra. E se è vero che ultimamente la cugina dal sangue caliente sta guadagnando parecchia visibilità con i suoi modelli un po' pepati, il modello da scegliere è quello con il 2000 turbo diesel da 116 cavalli e cambio manuale che troviamo solo nel listino Seat. Suo infatti il primato nei consumi, pari a 4,2 litri per 100 km, ossia 23,8 km con un litro di gasolio, che vanno a braccetto con un abitacolo spazioso e un bagagliaio da 380 litri. Delle altre motorizzazioni in gamma, a benzina tradizionale o mild hybrid, nessuna si avvicina al buon vecchio diesel, che spicca anche nella versione potenziata da 150 cavalli e con cambio automatico a doppia frizione DSG, con un consumo combinato di 22,2 km litro, in base al solito ciclo WLTP. I prezzi per la diesel partono da 29.000 euro. Non solo modelli compatti, chi cerca un'auto a 7 posti troverà nella Dacia Jogger Hybrid una ottima risposta alle sue necessità. Anche la Jogger Hybrid infatti rientra nel club delle over 20, ossia i modelli che, secondo i dati di omologazione, superano i 20 km con un litro. Il dato preciso è 20,8 km litro, pari a 4,8 litri per 100 km, che vanno a braccetto con un'abitabilità davvero da prima della classe.
lunghezza di 4,55 m e un volume di carico da veicolo quasi commerciale, con 212 litri con 7 passeggeri a bordo, ma addirittura 699 litri con 5 passeggeri e addirittura 2094 litri reclinando la seconda e la terza fila di sedili. Prezzi per l'ibrida a partire da 25.950 euro. Alla ricerca dei consumi più contenuti pensavo di dovermi accontentare di una station wagon di dimensioni ridotte. Invece la Skoda Octavia Wagon diesel con motore 2000 TDI da 116 cavalli e cambio manuale fa bella figura tanto dal benzinaio quanto all'IKEA. Coi suoi 640 litri di bagagliaio senza rinunciare nemmeno a un passeggero, ha infatti una capacità di carico tra le migliori, grazie a una lunghezza di 4,69 m davvero ben sfruttati. Dal distributore ci va di rado, forte di un consumo dichiarato di 23,8 km con un litro, pari a 4,2 litri per 100 km. Sappiate però che in famiglia ha una sorella ancora più virtuosa, perché la berlina con la stessa motorizzazione arriva a 24,4 km con un litro, ossia 4,1 litri per 100 km, eguagliando il primato della ben più piccola Toyota Yaris. Il listino per la Skoda Octavia Wagon a gasolio attacca a 33.150 euro. Ci credereste mai di trovare anche un SUV di 4,72 m nell'elenco delle auto che consumano di meno? Beh, che ce ne sia uno è scontato, ma forse non vi aspettate che anche lui riesca a fare più di 20 km con un litro. È il caso della nuova Renault Espace 1200 E-Tech, che con il suo full hybrid a benzina percorre fino a 21,7 km con un litro di benzina, pari a 4,6 litri per 100 km. Ottiene questo risultato combinando un tre cilindri a benzina turbo da 1 litro e 2 di cilindrata con un motore elettrico tramite l'esclusivo cambio automatico multimode a dare 200 cavalli di potenza, con un abitacolo spazioso disponibile anche con 7 posti e un bagagliaio da 581 a 1818 litri. Prezzi a partire da 43.700 euro. Per le auto di lusso il record nei consumi pesa di meno rispetto a materiali sontuosi e finiture di pregio, ma Mercedes si distingue comunque anche per la raffinatezza della sua meccanica, che si traduce in un'efficienza fuori dal comune. Come si spiega altrimenti che una semi-ammiraglia qual è la Mercedes C200D, lunga 4,75 m del peso di circa 17 quintali, sia anche in grado di percorrere 22,7 km con un litro di gasolio, pari a 4,4 litri per 100 km. La tedesca coglie il risultato con il suo diesel mild hybrid da 2 litri e 163 cavalli. Replica esattamente lo stesso consumo la versione potenziata classe C220D con 197 cavalli, un'unità capace di combinare gli stessi consumi di qui sopra con una velocità di 245 km all'ora e una brillante accelerazione da 0 a 100 in 7 secondi e 3 decimi. Se vi accontentate della diesel base, i prezzi partono da 54.850 euro. La più potente attacca a 56.792 euro. E voi che cosa ne pensate? Come sempre commenti e like sono ben accetti. Se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per ricevere notifica di ogni nostra nuova pubblicazione. Il mio invito come sempre è quello di approfondire il tema su motorbox.com e di seguirci su tutti i nostri canali social Facebook, Instagram, Twitter e TikTok. L'appuntamento al prossimo video. Ciao! We'll be right back.